Questi qua della linea Deluxe, vedi che c'escono le cose così, con tipo gioielli. Abbiamo preso questi. Questi stanno in offerta, vero? Quanto sono? 2,39. Tanti schirra. Questi sono bellini. 1,29 euro. A me lo schirra non piace. La dieta light, sì. Amici miei, buongiorno, come state? Allora, qui sono in fase di relax dopo post colazione. Ho messo già a stendere i pannucci qua, li vedete? Qui, 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 qua, qua. Come si fa qua? Vado di là, quindi devo andare di qua, questi? E adesso sto aspettando perché praticamente stamattina devo andare a dare una mano perché dobbiamo fi finire di potare gli ulivi. Non si finisce mai praticamente, va bene. Comunque oggi è uscita una bella giornata, pure ieri era una bella giornata, infatti ieri siamo stati un poco con Santo Subito a fare delle spese, insomma, delle cose insomma, più spesa per la sua famiglia. E perciò vi dovrei mettere insomma le clip all'inizio della spesa che ho fatto, cioè che abbiamo fatto, perché comunque dato che pure lui sta seguendo uno stile alimentare particolare, nel senso più pulito, tra virgolette, e abbiamo fatto, insomma, siamo andati a comprare le cose che gli servono. E nulla, mo praticamente sto aspettando perché dobbiamo andare a lavorare sostanzialmente, però vi volevo fare questo vlog perché mi chiedete spesso, facci vedere un po' il giardino, le cose, il giardino è diventato bellissimo. L'unica cosa è che questa è la seconda giornata effettiva di primavera che abbiamo visto fino ad adesso, perché come ho capito dice che già verso Pasquetta si rovinerà, oggi è venerdì e quindi oggi vogliamo approfittare di farci questi servizi in campagna perché poi domani è sabato e giustamente non lavoriamo, ci mettiamo a posto le nostre cose così e poi domenica è Pasqua. Quindi io vi faccio gli auguri già da adesso perché vedo che molti di voi mi stanno facendo gli auguri e vi ringrazio, quindi io ve li faccio già da adesso per Pasqua. E poi comunque, insomma, penso che ci vedremo in questo lasso di tempo tra Pasqua e Pasquetta. Spero di riuscire a pubblicare qualche altro video. E nulla, che dirvi, non ho molte novità. Ieri sono passata da Lidl, perciò vi ho fatto il video volantino. E nel volantino di Lidl nuovo per la prossima settimana ci sono delle cose bellissime e ci devo andare assolutamente perché, specialmente per le cose sportive, vedete che deve uscire di nuovo la Crivit, quindi quel marchio che fa tutte cosine sportive e escono veramente belle cose. Tra l'altro escono pure dei vestitini estivi molto carini e quindi vedremo insomma se riuscirò ad andarci nella prossima settimana. Purtroppo alcune uscite me le sono perse perché stavo male con la voce, insomma, quando uscirono le cose del latte corpo all'asina, là, come latte d'asina, là, e come sapete benissimo, mi sono persa tutto. Ma penso che ne avevano messe talmente poco che ma io veramente non capisco per quale motivo Lidl fa queste cose. Tra l'altro, non so se da voi, ma pure da me, qua hanno tolto tutta la linea pH bio, cioè io mi trovavo benissimo con gli shampoo, con i detergenti corpo. Hanno tolto tutta quella linea e non capisco il motivo. Hanno lasciato tipo alcune cose della linea tipo alla rosa canina biologica che però sinceramente io non ho provato, magari sono pure buone, però mi trovavo bene con quelli là e mi dispiace sinceramente. Comunque
Non lo so perché Lidl fa queste cose, cioè lascia le cose base, però poi quelle un pochino migliori le toglie, questa cosa non l'ho capita. E nulla ragazze, sarà un vlog molto così chiacchiericcio, tranquillo, per salutarvi, perché poi in questi giorni ci sono stata poco e nulla. In questi giorni sono andata pure a provare, diciamo, una specie di concorso, una cosa, ma che ve lo dico a fare, cioè è stata... Diciamo che è stato più per fare un'esperienza, ma veramente credetemi, una cosa allucinante. Eravamo tipo 5.000 persone, cioè veramente una cosa allucinante. Quindi, perché mi rendo conto che comunque le persone hanno bisogno di lavorare e lo Stato che non si rende conto di questa cosa, perché poi dice che magari le persone non vogliono lavorare. Io invece vedo molta partecipazione, altro che poi tra l'altro non era nemmeno una cosa per lavorare, è per fare un'altra università nel caso poi in futuro uno insomma volesse mandare delle domande se ti chiamano, perché poi non è detto che ti chiamano, quindi cioè veramente uno si butta sulla qualsiasi, però ragazze siamo messe veramente male, ragazze ragazze, insomma so che ci sono pure ragazzi che mi seguono, vittime, siamo messi malissimo comunque, veramente molto male. Comunque lasciamo stare, siamo positivi, cerchiamo di essere positivi e io adesso vado e poi magari ci aggiorniamo più tardi e non lo so, mi sono arrivate fino ad adesso 4 uova di Pasqua, 4. Cioè, quest'anno sono una bimba felice perché non mi immaginavo, insomma, che mi arrivassero 4 uova di Pasqua. Quindi, probabilmente se riesco vi faccio il video dell'apertura degli uovi come faccio di solito a Pasqua, Pasquetta in questi giorni. Vedremo un pochettino che cosa riusciamo a fare perché sono comunque dei giorni, voi lo sapete, un po' impegnativi. E quindi, cioè, impegnativi in che senso? Che uno poi comunque deve andare a trovare i parenti, varie cose, quindi devo vedere se ho il tempo proprio materiale. Però vi penso sempre. E nulla, e ci aggiorniamo, insomma, magari più tardi o domani. Amici miei, salve! Allora, sono ferma al semaforo, mi sto per fermare e ho approfittato perché ho detto adesso registro un attimo di vlog e nulla, come state? Io niente, mo sto andando in palestra perché in questi giorni, allora questa settimana ci sono andata solo una volta, questa è la seconda volta, dovevo andare anche ieri ma non ci sono riuscita perché ieri ho dovuto aiutare a casa. E come avete visto dalle immagini bucoliche tipiche mi sto guardando intorno come al solito perché la gente mi guarda malissimo. Fatevi i fatti vostri, persone, esseri umani. E niente, praticamente vi dicevo, ho dato una mano a casa con la potatura degli ulivi. E vi ho fatto vedere anche qualche immagine bucolica perché so che a voi piacciono tanto. E nulla, praticamente adesso vado in palestra. Per questa Pasqua faremo cose molto tranquille. Magari scrivetemi sotto voi che cosa farete di bello. Noi cose veramente molto tranquille. Credo che sì, insomma, staremo in famiglia. Poi Pasquetta, in tutto questo alla fine penso che pioverà perché la cosa bellissima è che se mettete Trebimeteo, almeno per quanto riguarda le mie zone, ci sono 20 giorni di sole e l'unico giorno dove c'è questa nuvola nera con
con fulmini, saette, acqua e la qualsiasi, è proprio lunedì di Pasquetta. E infatti questa cosa mi fa ridere e continua ad essere così quell'impostazione. Io, cioè quell'applicazione, io mi riferisco a Trebbi Meteo, perché io con Trebbi Meteo mi trovo molto bene. Ho l'applicazione sul cellulare e mi sto facendo le meglio risate, perché tutte le volte che vado ad aggiornare l'applicazione mi esce sostanzialmente che tutti gli altri giorni sono di sole tranne lunedì. Stamattina mi usciva anche un pochino martedì brutto, quindi ho detto vabbè, almeno sai, non sa che è proprio Pasquetta, ma io penso che lui lo sappia quando è Pasquetta, cioè ne abbiamo parlato già, quindi che lo diciamo a fare? E nulla, ragazzi, adesso mi vado a fare il mio allenamento perché ne ho proprio bisogno, perché comunque in questi giorni si mangerà e per quanto io possa, insomma, cerco almeno di smaltire. Però infatti mi sa che martedì devo venire di corsa, perché già a Pasqua mi aspettano delle mangiate allucinanti, tra Pasqua e Pasquetta. Comunque niente, vi mando un bacione, ci aggiorniamo. Io intanto vi faccio gli auguri di buona Pasqua se questo video dovesse finire qua. Tanti auguri a tutti, che sia proprio una Pasqua serena con i vostri cari, con le persone a voi più care. Come al solito mangiate tanta cioccolata. Tra l'altro io dovrei, insomma, in programma di farvi il video delle uova, ma vediamo un pochino quando riesco, perché ho bisogno dell'aiuto del santo subito, quindi insomma adesso vediamo. E nulla, amici miei, un bacione e buona Pasqua e ci aggiorniamo. Ciao!